Benvenuti su The River Lab, il mio laboratorio sul fiume. C'ho un po' di confusione in laboratorio oggi. E nel video di oggi vi farò vedere questo, che è come ho costruito questo wattmetro praticamente. In molti mi avete chiesto di farvi vedere com'è realizzato dentro. Io ho fatto, diciamo, un video dove spiego come l'ho realizzato, faccio vedere com'è dentro, lo apro senza smontarlo troppo, ovviamente, così avrete un'idea su come farlo. Vi mostro lo schema elettrico e in più ho messo anche la scala del wattmetro, chi volesse usare lo stesso microamperometro per costruirlo. Do qualche consiglio su come farlo, sempre nei limiti che, come sapete, io non c'ho da insegnare nulla, non voglio insegnare nulla, ma diciamo condivido con voi qualche cosa. Inoltre ho messo una tabella per chi volesse misurare i watt, semplicemente con un multimetro digitale. Ho messo una tabella che parte da un watt e arriva fino a 1000 watt, dove c'è la corrispondenza sia su 4 ohm che su 8 ohm del valore di tensione RMS che dovete leggere sul voltmetro in base ai watt che escono. Sicché seguite questo video e buona visione a tutti. Buongiorno e benvenuti nel nuovo video. Allora, prima di sbudellare il wattmetro di bassa frequenza che in tanti avete chiesto di vedere come è fatto, facciamo un pochino di teoria. Ora qua abbiamo un voltmetro RMS dell'HP analogico perché mi tornava meglio, diciamo, come sempre. Abbiamo la tensione ballerina stamani comunque e il wattmetro sta indicando, diciamo, circa 10 watt. E facciamo un attimino un pochino di teoria per capire cos'è un wattmetro poi alla fine e vi faccio vedere gli schemi e si prosegue in questa maniera qui. Poi passeremo, diciamo, allo smontaggio vero e proprio. Vediamo un attimino. Allora, ho fatto, diciamo, uno schemino semplice perché alla fine quello che si può fare con un wattmetro lo possiamo fare anche semplicemente con un voltmetro RMS che sia digitale, tipo questo qui che c'è il disegnino, sia analogico come quello che avete visto prima. E comunque sia si può fare anche con un oscilloscopio che dopo vi faccio vedere. Semplicemente la formula praticamente per calcolare i watt non è altro che V per V fratto R, dove ovviamente i volt misurati, V sono i volt misurati a capi della resistenza o dell'altoparlante, di solito una resistenza di carico, perché se no diciamo diventiamo matti col suono dell'altoparlante, e R è il valore della resistenza, che potrebbe essere da 8 o diciamo da 4 ohm a seconda dell'impedenza che può avere il nostro altoparlante o il nostro carico. Qui faccio un esempio. Mettiamo che noi andiamo a misurare la tensione RMS ai capi della resistenza, mettiamo che sia 10 volt RMS, le possiamo vedere con un qualsiasi voltmetro digitale, diciamo di buona qualità, oppure con un voltmetro analogico di buona qualità, anche quello che è un pochino più difficile. Comunque, se noi andiamo a misurare ai capi di questa resistenza qui 10 volt, dovremmo moltiplicare 10 per 10, cioè 10 al quadrato, 10 per 10, che sono 100, viene fuori 100, e questo numero lo dividiamo per il carico, cioè per 8 ohm, per 8, e viene fuori 12 watt e 5 RMS, in questa maniera qui, se noi andiamo a misurare questi 10 volt. La stessa cosa lo possiamo fare anche con un oscilloscopio analogico o anche digitale, ovviamente. Io ho messo quello analogico perché non ha, diciamo, le scritte con i volt che può avere un oscilloscopio digitale. Un oscilloscopio digitale moderno vi potrà dare sia i volt picco picco come un oscilloscopio analogico, sia vi può dare anche la tensione scritta dei volt RMS. Però mettiamo che noi abbiamo un oscilloscopio analogico vecchio, allora a questo punto i volt che andiamo a vedere qui, cioè in questo
praticamente da quadretto a quadretto. Se sono i volt picco picco, un volt picco picco praticamente sono 2,82 volt RMS. Sicché a questo punto dobbiamo andare a misurare fra qui e qui, contare i quadretti se non c'è un'indicazione scritta. E a questo punto mettiamo che noi, sempre con la formula di prima, andiamo a misurare 20. Non saranno 20 volte, cioè saranno 20 volte picco picco, ma le dobbiamo dividere per 2,82, otterremo 7,09 volte. 7,09 per 7,09 fa 50,2 diviso 8. Se noi leggiamo questi 20 volte picco picco, sarebbe 6,28 watt. Ora lo vediamo un attimino in pratica direttamente sul voltmetro. Allora, noi si è detto, ora c'è la tensione un attimino ballerina, c'è ovviamente, sicché le indicazioni possono un attimino variare mentre parlo. Non abbiamo una grande cabina dell'Enel qui. Comunque, qui ora noi circa abbiamo 10 volte, 10 watt, scusate. Abbiamo 10 watt nella scala rossa, lo vediamo perché siamo su 50 watt fondo scala, 10 watt circa. E 10 watt circa corrispondono a RMS a circa 8,94 volt. E qui diciamo siamo più o meno, vediamo un attimino, eccoci qua. E da questa parte con 10 watt l'ho riaggiustata ora, siamo un pochino meno di 9 volt, sicché ovviamente circa 8,9. Se io lo andassi a misurare invece con l'oscilloscopio, scusate la forma d'onda, ma sempre per il solito problema che qui l'Enel fa abbastanza schifo. Comunque, se lo andiamo a vedere con l'oscilloscopio, questi volte picco picco dovrebbero essere 25,21. Allora, noi siamo nella portata 5 volte per quadretto, sì che 5, 10, 15, 20, 25 è qualcosa, sicché diciamo circa 25,2 più o meno. Questa forma d'onda qui è brutta, però diciamo. Va bene per farvi vedere, non è una sinusoide, ma va bene per farvi vedere il concetto. La misura è stata fatta con un trasformatore, ho levato praticamente questi quasi 10 volt da un trasformatore, l'ho mandati all'ingresso del wattmetro, c'ho un variac per poter regolare abbastanza bene i famosi 8,94 volt. In parallelo ci ho messo, ritorno un attimino, in parallelo diciamo ci ho messo questo voltmetro che è praticamente in parallelo ai capi del wattmetro. Non c'è carico perché non serve che l'ho commutato su carico esterno perché noi ci serve solo di misurare una tensione. Ora non è che dobbiamo misurare un amplificatore e andare a vedere la potenza vera e propria, però ovviamente questi 10 watt, se ci fosse un carico, ci sarebbero comunque. E praticamente questi volte che andiamo a leggere corrispondono poi ai watt, sicché come ripeto, ho messo l'oscilloscopio in parallelo al wattmetro e in parallelo ci ho messo, diciamo, anche il voltmetro. Non cambierebbe niente se metto il carico, ovviamente, però è inutile far sforzare il. Ora, in questo momento ho aggiunto il carico, però l'unica cosa è che sforza il trasformatore e scaldano le resistenze. La misura, ovviamente, non cambia, se non di poco, per la caduta di tensione sui fili da quando inserisco il carico o meno. Infatti, quando andremo a tarare poi il wattmetro, lo faremo senza un effettivo carico, perché quello che ci importa è che lui indichi quei dati watt con quella data tensione in ingresso. Poi, ovviamente, per fare la misura sull'amplificatore metteremo il carico, se no bruciamo tutto. Allora, andiamo un attimino. Io vi ho accennato questo schemino che ho fatto, che fra parentesi lo troverete in descrizione, sia questo che le altre cosine
che ho fatto, che vi faccio vedere ora. Andiamo un attimino allo schema. Questo è lo schema che ho fatto io, e questo qua invece è lo schema originale, diciamo, di Nuova Elettronica. Allora, questo, chi vuole approfondire in maniera spiegata un pochino meglio, cioè dall'ingegnere di Nuova Elettronica, può andare sulla rivista 81. Sulla rivista 81 io ho preso spunto della rivista 81 e ho rifatto lo schema con KiCad. E ho fatto delle modifiche allo schema originale, ho aggiunto altre due portate, praticamente ho aggiunto 500 e 1000 watt, perché il wattmetro in origine arrivava semplicemente a 100 watt, sicché per aver fa ho fatto questo lavoro. Poi ho ridisegnato completamente il circuito stampato, perché il circuito stampato di Nuova Elettronica usava dei commutatori, diciamo, a pulsante, che non si trovano o si trovano male. Io semplicemente ho rifatto il tutto con un commutatore rotativo, che è questo qui che vedete qui, in maniera che è più facile reperirlo e via, insomma. Ora, prima di passare allo schema elettrico, poi vi ho fatto una tabella watt volt, che potrebbe far comodo per chi non vuole costruire il wattmetro ma va a leggere, diciamo, i volt con un multimetro. E qui ci sono gli ohm, qui ci sono i watt che corrispondono ai volt che andremo a misurare su un dato carico. Qui c'è i 4 ohm e qui ci sono gli 8 ohm. Anche questa la metto in descrizione. E arriva praticamente da 1 watt, 2 watt, 3 watt, eccetera, eccetera, arriva fino a 1000 watt, sicché uno praticamente si può sbizzarrire, andare a leggere quello che vuole. Sicché vuol dire che se su 4 ohm noi andremo a leggere, che ne so, volevo cercare una cosina, un conto pari, ma insomma, lasciamo perdere il conto pari. Se io vado a leggere 46,90 volt su un carico di 4 ohm, vuol dire che avrò 550 watt. Lo stesso se il carico fosse da 8 ohm, andrò a leggere 66,33 ohm. Comunque, questa tabella che ho fatto la trovate in descrizione. L'ho fatta con un foglio Excel, però la trovate in PDF, in maniera che vi può far comodo. E se decidete di realizzare questo wattmetro, troverete anche la tabellina fino a 1000 volt, sia con i 4 ohm che con gli 8, con i volt che dovete leggere per andare a fondo scala con il wattaggio. Sicché, diciamo, 50 watt su 4 ohm dovete leggere sul vostro voltmetro 14 e 14, oppure 100 watt leggerete 20 volt. Se andiamo invece nella tabella degli 8 ohm, dovrete leggere, per fare la taratura, 8,94 watt per 10, 8,94 volt su 8 ohm per 10 watt, e qui lo stesso 20 volt, sempre RMS, su 8 ohm per 50 watt, e così, diciamo, di seguito. Poi, che ho fatto ancora? Ho fatto la scala del wattmetro, che anche quella la metto in PDF, perché se qualcuno vorrà usare lo stesso microamperometro che ho usato io, praticamente può usare direttamente questa scala, che la metto in PDF, e così la trovo bella e fatta. Se no, bisogna mettersi lì e segnare tutta la nuova scala e poi rifarla con CorelDRAW, con Photoshop, insomma, con un programma che uno vuole. Allora, torniamo un attimino. Questo qui, dicevo, è lo schema di Nuova Elettronica. Quello che manca nel mio schema è praticamente la commutazione del carico. Non ce l'ho messa perché, ovviamente, è banale, e io nel mio schema non ce la sono stata a mettere. Se fate un wattmetro con il carico esterno, cioè, se, mi sto legando. Se fate un wattmetro dove userete un carico esterno, ovviamente questa cosa qui no, non la metterete. Infatti, io di solito lo uso con un carico, a meno che non sia,
pochi watt, scusate, a meno che non siano pochi watt, lo uso con un carico esterno, che poi vi faccio vedere anche quello. E con il carico interno che c'è nel wattmetro lo uso semplicemente per pochi watt. Che dicevo, se lo usate con un carico esterno, questo schema qui non vi serve nemmeno perché ai capi dell'entrata ci metterete, diciamo, l'altoparlante oppure l'ingresso del carico che avete sarà in parallelo all'ingresso del carico all'entrata. Se invece lo volete mettere interno, è banale, non serve lo schema, ma insomma, se proprio volete seguire lo schema, potete usare questo qui di nuova elettronica. La stessa cosa, le spie, quelle cose lì, nel mio schema non ci sono perché ovviamente il cablaggio è banale. E questo qui di nuova elettronica, se vedete, si parte da 1 watt e si arriva a 100 watt. Mentre nel mio ci sono delle portate in più. Ora vi faccio vedere il mio schema, eccolo qua. Nel mio praticamente ci sono più portate. Queste ultime due sono la portata 500 watt e 1000 watt. Infatti l'ho chiamata R50 e R100 come si dice, per distinguerle dalle altre. Per praticità, sul circuito stampato che ho fatto, ho praticamente rinominato tutti i componenti come nello schema di nuova elettronica. Circuiti stampati, fra parentesi, se qualcuno gli interessassero, non voglio fare ovviamente un mercanteggio dei circuiti stampati perché non ce n'ho, però troverete sempre le mail in descrizione. Se qualcuno fosse interessato al circuito stampato, se raggiungiamo un numero, diciamo, di circuiti stampati adeguato per poter fare l'ordine a PCBWay, mi leggo a PCBWay, e lì rifaccio l'ordine e poi vi mando il circuito stampato. Quello vedete un attimino voi, di più non so quello che dirvi. Allora, passiamo un attimino velocemente allo schema elettrico. Allo schema elettrico, qui c'è un ingresso di in corrente alternata e ci vuole un trasformatore, basta un trasformatore da 10 watt, anche meno, insomma, tanto l'assorbimento del circuito è veramente po poco, però ci vuole circa di 18 volt, ci vuole, sicché 18 volt, 19, 20, ecco, non di più e non sotto, diciamo, ai 16, 17, però meglio se lo fate da 18 volt. Se lo trovate da 18 volt, si trovano su RS, insomma in giro si trovano. La tensione alternata entra qui, viene raddrizzata dai diodi, viene stabilizzata da questo stabilizzatore che è un LM7815 e di qui escono i 15 volt. Ovviamente qui ci sono il condensatore di filtro e va bene. Se invece ci spostiamo un attimino, ecco la barra spacciata, ecco qui invece c'è l'ingresso, diciamo, di bassa frequenza. Questo qui è il commutatore, l'1 è il comune del commutatore rotativo e questi qui sono diciamo le varie portate, dove qui che non ci sono questi trimmer qui, sulla prima portata che non c'è il trimmer sarà 1 watt, che io nel mio ho omesso perché parto da 5 watt in là, poi avremo 5 watt, 10 watt, 50 watt, 100 watt, 500 watt e un 1000 watt. Praticamente il commutatore rotativo ovviamente metterà in comunicazione questo con questo o questo con questo e via discorrendo. Comunque diciamo il numero 8 è la portata più bassa. E sicché il segnale di bassa frequenza entra qui tramite questi trimmer e il partitore di tensione che c'è qui, fa questo giro, arriva qui e va a finire al piedino non invertente dell'operazionale, che è un TL081. Questo perché diciamo così con qualsiasi microamperometro, da 100 microampere mi pare che sia,
poi ve lo dico di preciso, tanto l'elenco componenti sempre lo trovate su Nova Elettronica, il numero 81. Praticamente un microamperometro qualsiasi di per sé non è che arriva a frequenze, per esempio 10.000 Hz, 15.000 Hz oppure 1.000 Hz. Invece, sfruttando questo operazionale qui, che ha una banda passante elevata, possiamo coprire tutta la gamma audio. Praticamente il segnale entra qui, viene amplificato dall'operazionale, viene raddrizzato da questi quattro diodi qui e di qua va al microamperometro. Allora, R19 serve per tarare la portata più bassa, dove qui non c'è il trimmer. Serve per tarare la portata di 1 watt. E comunque sia il fondo scala dello strumento, anche se non usate la portata di 1 watt, questo qui va sempre tarato per il fondo scala dello strumento, come spiegato molto bene, ripeto, sulle istruzioni di Nuova Elettronica. La stessa cosa, gli altri trimmer serviranno per regolare le altre portate del wattmetro. Qui abbiamo un deviatore che servirà per la commutazione 4 e 8 ohm insieme ovviamente al commutatore che metterete del carico. Io non ho il commutatore del carico perché ho voluto usare solamente diciamo gli 8 ohm perché gli amplificatori diciamo hi-fi di solito sono da 8 ohm. E sicché diciamo questo wattmetro qui mi serve solo per gli amplificatori con altoparlanti da 8 ohm, però c'è questo deviatore che cambia la portata praticamente del wattmetro in base se usiamo un carico di 4 o di 8 ohm. Ovviamente l'altro commutatore andrà abbinato a un altro commutatore che farà la commutazione del carico su 4 e 8 ohm per l'amplificatore. E la stessa cosa possiamo, come nel mio, c'è un commutatore che esclude diciamo, il carico interno. Io se voglio usare un carico esterno lo metto su esterno e metterò, diciamo, un carico esterno. E niente, lo schema è tutto qui, non è che ci sia delle grandissime cose. Come ripeto, trovate tutto su Nuova Elettronica per approfondire e ripeto, il circuito stampato che ho fatto ho lasciato la stessa denominazione perché mi tornava bene e sicché se qualcuno decide di realizzarlo avrà questo vantaggio qui. L'ho fatto nel 2020, questo sicché nemmeno pensavo, diciamo, di aprire un canale YouTube o roba del genere, l'ho fatto solo per me, sicché ripeto, trovate in descrizione, ci trovate questa tabellina qui, ci trovate la scala del wattmetro, ci troverete quest'altra tabella che arriva fino a 1000 watt per sapere i volt che dovete leggere su un voltmetro e qualora non voleste fare il wattmetro vi può far comodo. Chi vuole realizzare il wattmetro ho messo dalla portata da 1 a 1000 per le varie portate e volte che ci dovete leggere e poi ci metterò diciamo anche lo schema elettrico. Sicché io penso che teoricamente vi ho detto quello che c'è da sapere, casomai mi fate delle domande, non troppo difficili se non so rispondere. E niente, ora io apro il wattmetro e vi faccio vedere come è fatto dentro. Sicché un attimino metto in pausa e ci risentiamo fra qualche minuto. Ecco, allora questo qui è il wattmetro, ci ho levato le viti, basta aprirlo, vi volevo far vedere un attimino. Ci ho fatto sia, diciamo, l'aerazione sopra, qui, poi sotto, solito discorso, dove ci sono poi le resistenze di carico.
c'è praticamente anche qui un'aereazione. Tutte e due le aereazioni sono, se vedete, sono separate cioè alzate, rialzate, in maniera che ci passi più aria che sia possibile, e ci sono due ventole che partiranno con un termostato. Ci ho messo un termostato, quando si raggiunge circa 45 gradi, mi sembra, non ricordo, partono le ventole. Ovviamente, un attimino solo, prendo una cosa. Ovviamente questo wattmetro qui, ora ve lo faccio vedere internamente, è dotato sia di carico interno che di carico esterno, però fino magari a 50 watt a servizio continuo lavora bene, 100 watt per qualche minuto, ma se voglio usare un carico più alto, ovviamente devo commutare su carico esterno. E usare, ce n'ho due di carichi, uno non ve lo posso far vedere perché è sotto il banco, e uno è questo qui è un altro carico, ovviamente, che arriva fino a 400 watt, e c'è un dissipatore piuttosto massiccio, come si vede, e eventualmente uso questo. Ci ho fatto anche l'uscita per l'oscilloscopio e un'uscita isolata, se dovremo andare a vedere degli amplificatori, per esempio a ponte. E qui un piccolo altoparlante interno, dove si può monitorare quello che sta uscendo. Commutazione canale destro, canale sinistro, niente. Nulla. Questo lo togliamo, magari ne parliamo un'altra volta, e ritorniamo al nostro carico. Togliamo la copertura. Vi faccio vedere, ecco, la copertura, come vedete qui ci rimane aria, in maniera che prenda, diciamo, aria più che sia possibile. E là, sono andato fuori. E qua c'è il circuito stampato. Allora, commutiamo un attimino sulla telecamera 3. Ecco qua, ora spengiamo una luce che ci dà fastidio, mettiamo un'altra luce e qua è come è fatto, diciamo, il carico praticamente. Allora, dicevo, questo è il carico aperto, questo è il circuito stampato che ho rifatto ex novo, perché quello di Nova Elettronica, come vedete, era fatto totalmente diverso, e usava una serie di commutatori. Vediamo se riesco a farveli vedere. Usava una serie di commutatori così, sicché, no, siccome si trovano male, e ho ridisegnato completamente il circuito stampato, e siamo andati a questo circuito stampato qui che avevo già fatto vedere. Allora, circuito stampato, questo è stereo, se no, diciamo, uno lo può fare mono. Avviciniamoci un attimino con la telecamera, vediamo se riesco. Ecco, dove prendiamo un cacciavite, dove qui ci sono i trimmer di regolazione, come avevo fatto vedere. Qui c'è l'altro trimmer. Poi ci sarebbe in questo punto qua un altro trimmer che dovrebbe servire per la regolazione dei quattro vita. E qui, dove qui vedete il ponticello e basta, praticamente la morsettiera per il commutatore 4 e 8 ohm, che, come ripeto, a me non serve perché lo uso solo per 8 ohm. Qui non si apre ora di più. Qua ci sono le resistenze, sono praticamente due resistenze da 100 watt, se non sbaglio. In questi fili qui che vedete vanno al termostato per accendere le ventole, diciamo, in automatico.
E qui sotto, purtroppo non lo posso smontare tutto ovviamente, qui sotto ci sono, perché ci sono, si vede male, questa parte di metallo qui che è un supporto che tiene i circuiti stampati, e si smonta male, nel senso dovrei smontarlo tutto e non lo faccio. Sotto qui ci sono i trasformatori di alimentazione. Il trasformatore di alimentazione, se decidete di farlo stereo, dovrebbe avere due uscite separate, che è meglio, in maniera che non c'è mai interferenza, non ci sono dei ritorni e roba del genere. E poi c'è un altro trasformatore che serve, diciamo, di potenza abbastanza sostenuta per quando partono le ventole, perché queste sono ventole che assorbono circa mezzo ampere l'una. Quando sono in moto. Qui sul davanti c'è i microamperometri con la scala, e qui di più vi posso far vedere poco. Le boccole sono collegate e arrivano tramite questo. Allora, arrivano tramite questo commutatore qui a fare il carico sia interno che esterno, sicché quando sarà interno queste boccole qui saranno collegate alle resistenze. Quando è su esterno mi stacca il carico interno e io dovrò usare un carico ovviamente esterno. Il commutatore, questo è un commutatore doppio perché questo è stereo, un commutatore rotativo, commutatore rotativo. Va a questa morsettiera qui. L'alimentazione va a questa morsettiera qui, sicché ho messo tutte le morsettiere, è anche abbastanza facile farlo. Però mi dispiace che non ve lo posso, diciamo, smontare tutto, ma ovviamente qui è messo come le matrioske, il Tetris, praticamente per non viene via nemmeno il pannello davanti se non tolgo, diciamo, i circuiti stampati, siccome lo spazio era limitato qui dentro, purtroppo, diciamo, è così, non ve lo posso smontare. Comunque, semplicemente, quando uno avrà fatto il montaggio, monta tutti i componenti qui sopra e poi farà le varie, diciamo, regolazioni come sono scritte sulla rivista, sicché dovrà tarare questo trimmer qui per il fondo scala e poi i vari trimmer per le varie portate sul commutatore che diciamo ruoterà. Dallo schema si vede bene, sicché più di tanto non vi posso accontentare, insomma, ecco. C'è anche in questo. Allora, qui ho detto c'è il termostato. In realtà ci sono due termostati, questo qui. Vediamo un po', ecco. Qui attaccate all'alette ci sono due termostati. Uno aziona le ventole che vi ho fatto vedere e un altro, se vedete qui in questo punto qui, aziona il cicalino, dove uno fa partire le ventole, mi pare intorno a 45 gradi, e quell'altro se si raggiunge 60 gradi, mi sembra, non ricordo ora il valore che ho messo dei termostati. E fa suonare il cicalino e mi avvisa che siamo andati, diciamo, in sovratemperatura. E niente, io credo che purtroppo vi posso far vedere poco, non posso farvi vedere di più, però ecco, vi ho fatto vedere lo schema, ho fatto vedere un attimino come è fatto dentro per darvi un'idea. E se volete fare un carico che chiaramente assorba di più, vi ci vorrà un dissipatore esterno grosso come quello che ho messo io sull'altro carico puro che ho fatto. Basta, penso che qui è finito il frate, diciamo, non c'è altro da dire. E niente, spero che qualche cosina di spunto ve l'abbia dato questo video qui, anche se non vi ho potuto accontentare, diciamo, più di tanto. Se vi è piaciuto, mettete un mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Commentate se volete dei consigli e
e se qualcuno volesse gli stampati, mi scriva sulle mail che trova in descrizione. Se raggiungiamo un numero sufficiente, rifaccio l'ordine a PCBWay. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video.